Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è Risparmio. Oggi, vabbè, non ha neanche bisogno di presentazione l'ospite, il re dei dividendi. Abbiamo con noi Domenico di Vivere di Dividendi. Ciao Domenico. Ciao, ciao Pasquale, ciao a tutti quanti. Beh, diciamo che tu mi hai ospitato qualche volta sul tuo canale, questa è la prima volta che paradossalmente ti intervisto, eppure collaboriamo da un po' di tempo. Sei emozionato? Sì, non me l'aspettavo. Ti volevo prendere da qualche tempo, poi un po' il bambino, un po' gli impegni di lavoro, non ci sono riuscito, però oggi ti dedico un sacco di tempo. Allora, nell'intervista di oggi andiamo un po' a ripercorrere quello che un po', secondo me, hai spiegato in vari video, anche in altre interviste su altri canali, cioè la tua storia, da dove sei partito, dove sei arrivato adesso e dove vuoi arrivare, e parliamo anche un po', diciamo, della tua visione del mondo, della finanza, degli investimenti, un po' di tutto. Prima di tutto, non tutti sanno, Speriamo ci Domenico. sia qualcuno a cui interessi. Guarda, hai raggiunto, se non sbaglio, i 6.500 iscritti, per cui almeno 6.500 persone hanno piacere a capirlo. Più una. Per cui almeno un paesino c'è tutto. Allora, prima di tutto, non molti sanno da dove provieni. Io sì, ma parliamo da dove vieni tu. Qual è la tua storia iniziale? Da dove sei partito? Ah, beh, io sono partito da Barletta in Puglia praticamente e vabbè, ho fatto lì tutta la mia. Sono cresciuto, ho fatto le scuole superiori fino a quando poi non mi sono spostato per l'università invece a Torino. E qui mi sentirei già di dire a tutti quelli che hanno la possibilità di spostarsi per l'università, fatelo, perché è sicuramente un'esperienza importante, ti fa crescere, ti fa andare un po' lontano da casa, poi dipende sempre un po' da come, diciamo, da quelle che sono le tue ambizioni e quello che è un pochettino la tua personalità. Perché poi tanti miei colleghi hanno vissuto tutta l'esperienza dell'università non vedendo l'ora di tornare a casa. E invece io mentre facevo l'università il mio pensiero era ok, dove posso andare dopo? Diciamo, volevo andare all'estero, volevo fare qualcosa di diverso. Se non che invece non è andato proprio tutto come previsto, perché poi dopo l'università sono effettivamente, dopo un po' di girovagare, sono poi ritornato a lavorare proprio a Barletta, che è una cosa che non mi sarei mai Quindi hai fatto il aspettato. giro praticamente. Sì, da un certo punto di vista, cioè io volevo andare a lavorare all'estero, sono venuto a Barletta. Altri amici invece che volevano tornare assolutamente a casa sono andati a lavorare magari proprio all'estero. Però sì, è stata una cosa che comunque non mi andava comunque stretta. E la fortuna ha voluto che comunque in tutti gli anni che poi sono stato lì, sono riuscito poi a fare anche, ho cominciato la mia attività, cioè da investitore. Con l'attività da investitore immobiliare, e questa è stata una grande fortuna. Quindi diciamo che un po' ci ho perso sicuramente dal punto di vista lavorativo, però poi ci ho guadagnato tantissimo perché ho gettato le basi di quella che poi è oggi diventata la mia indipendenza economica. Che poi Dimmi, dimmi. tu è vero che non sei andato subito all'estero, però sei appena rientrato da un soggiorno, se così puoi chiamare, estero, perché hai lavorato nel Regno Unito. Sì, ma infatti a Barletta, diciamo, mi stava stretta, quindi ho avviato questa attività immobiliare, però poi ho avuto la fortuna di avere una possibilità invece prima in Fiat Chrysler Automobile FCA, quindi c'era uno stabilimento di Cassino con il lancio della Giulia e dello Stelvio, hanno fatto un round di assunzione di una ventina di ingegneri. E quindi sono stato selezionato e ho cominciato questa esperienza che ho selezionato, diciamo, l'ho proprio scelta come azienda per tutto quello che è legato al discorso della gestione aziendale col World Class Manufacturing. Vabbè, diciamo, era una cosa che volevo approfondire perché poi è molto importante quando poi vai ad analizzare un'azienda capire come gestiscono le procedure di produzione e le loro procedure gestionali in generale. E dopo FCA praticamente invece ho avuto la fortuna di trovare un'altra opportunità invece con Faurecia, che è un'altra multinazionale sempre nel settore automotive. E prima sono andato a Terni e poi invece ho avuto appunto la possibilità di fare l'esperienza all'estero e quindi sono stato un annetto e mezzo in Inghilterra, fino a quando poi ho lasciato, cioè non mi sono licenziato perché comunque avevo raggiunto, diciamo, quel minimo gradino di indipendenza finanziaria che mi ha permesso poi di lasciare il lavoro, cioè non è stata sicuramente una scelta facile, perché... Sì, anche perché è una scelta. Ho visto che in questo periodo ne ho visti tanti, diciamo,
tra youtuber e investitori che hanno fatto questa scelta. È una scelta coraggiosa, però è una scelta che ti predetermina delle responsabilità da dover portare avanti, perché nel momento in cui ti fermi, poi non hai il cuscino, il materasso di chi ha un lavoro dipendente. Ah, assolutamente sì. Io da un certo punto di vista invidio tutta questa schiera di youtuber giovanotti, perché hanno tutti tra i 20 e i 25 anni, diciamo. Adesso c'è stata proprio sono tutti i video di tutti quanti che lasciano il lavoro per dedicarsi a YouTube. Io magari alla loro età probabilmente l'avrei fatto se ne avessi avuto, diciamo, la possibilità. Comunque praticamente non c'era YouTube all'epoca, e oggi invece sicuramente non l'avrei fatto più, perché comunque dopo aver costruito una carriera di 10 anni nel settore automotive avevo raggiunto anche un livello di responsabilità. Comunque gestivo un team, gestivo sia la manutenzione che l'ingegneria nello stabilimento in cui lavoravo, quindi erano comunque tipo 10 persone. Cioè, comunque avevo raggiunto un bel livello di responsabilità. Io l'ho potuto fare, ma anche una questione poi un po' di carattere, solo perché appunto mi sono creato già il cuscino su cui cadere, quindi mi sono creato la mia parte di indipendenza economica con l'investimento immobiliare prima e poi l'investimento finanziario. E quindi quando ho costruito tutto questo, ho detto va bene, allora ora posso lasciare, perché male che vada io, cioè, non sono costretto a lavorare. Quindi posso tranquillamente mantenermi, avendo un tenore di vita comunque più ridotto, però posso mantenermi con quelli che sono i miei investimenti immobiliari e quelli finanziari. E quindi tutto il resto delle attività che voglio fare, YouTube, altri progetti, mille cose, perché ovviamente poi non riesco a stare fermo, ho Sì, infatti l'ho cominciato a visto, fare io mille lo so cose. perché ogni tanto ci sentiamo via messaggi e lo so che tu fermo non riesci a stare. Quindi, però sicuramente almeno dal punto di vista personale sono uno che, diciamo, ha sempre cercato di costruirsi un piano B, e non sono uno che rischia tanto in generale nella vita, e anche in questo caso, diciamo, ho fatto questa scelta perché mi sono costruito il mio piano B e poi ho detto che lascio adesso e mi dedico a tutti i miei progetti che mi vengono in mente, chi più ne ha più ne metta. Anche perché molti di questi ragazzi giovani che hanno lasciato, e io ne ho visti almeno 4-5 in quest'ultimo periodo, comunque hanno basato molto delle loro speranze o diciamo aspirazioni su YouTube. Però quello che si discuteva anche sull'intervista che è uscita giorno 23 di agosto sul mio canale su Gianluca Ranieri Bandini era anche il discorso che se un giorno Google decidesse di non monetizzare più il canale di nessuno, perché magari non trova più nessuno che vuole pagare la pubblicità su YouTube, molte di queste ragazzi giovani si troverebbero senza un'esperienza lavorativa, ma anche senza un introito. Magari adesso sì, molti di loro vivono ancora con la famiglia, però comunque è un po' una scelta azzardata. È vero che è una scelta imprenditoriale, perché ho visto che dopo che ha lasciato ha cominciato a produrre video giornalmente. Però come la reputi tu? È una scelta un po' azzardata in questo momento, data anche la crisi pandemica? No, No. no, perché guarda, un giorno Briatore disse, prendendosi milioni di polemiche come al suo solito, disse ai ragazzi, no, è inutile che studiate, apritevi una pizzeria. Questa frase è stata detta veramente e ha suscitato ovviamente polemiche a non finire. Non ti nascondo che io in quel momento, quando ho sentito questa frase, non l'ho capita. E anch'io ero tra la parte magari di quelli che un po' avrebbe fatto polemica, però cioè comunque a me come personaggio mi è sempre piaciuto e l'ho ammirato per tutto quello che ha fatto come imprenditore, come manager, come professionista. Poi sì, possiamo Dal discutere punto sul di vista personale, sì. personaggio, ma non è quello il caso. Comunque come gestore di persone, come manager, come imprenditore ha fatto delle cose grandiose. E quando una persona come lui parla e dice determinate cose, bisogna rifletterci anche bene. Io non avevo in quel momento l'esperienza, il background che mi permetteva di capire quella frase. Oggi l'ho capita, oggi la capisco ed è la stessa frase che praticamente si addice a tutti questi ragazzi che oggi stanno facendo questa scelta. Loro non stanno studiando, se sono aperti la loro Pizzeria. pizzeria 2.0, in questo caso adesso questa era una frase di forse, non so, 5 anni fa, 10 anni fa, non lo so, adesso sono su YouTube e quant'altro. Però la loro esperienza di lavoro la stanno facendo come liberi professionisti,
sicuramente con i suoi pro e i suoi contro, però tanti fanno la scelta come liberi professionisti, sono tutti ragazzi di 20 anni, tra i 20 e i 25, quindi loro nei prossimi 2-3 anni fanno bene a rischiare adesso, oggi, quando hanno questa età, perché tanto tra 2 anni, 3 anni, quello che sarà, avranno 25-27 anni, saranno ancora nel pieno, diciamo, della loro carriera, cioè potranno fare qualunque altra cosa, anche se questa cosa non gli dovesse andare bene, e comunque tutta quell'esperienza che matureranno adesso con questi progetti e tutta quella che sono le conoscenze nell'ambito della comunicazione, del marketing, tutto quello che ti porta anche a gestire un canale YouTube, se lo ritroveranno. Quindi comunque avranno anche maturato quella mentalità un po' da imprenditore che secondo me gli permetterà di trovare sempre una via d'uscita. Quindi è sicuramente... Dimmi. No, in realtà la domanda è molto polemica che ho fatto io, però anche io personalmente ho circa 19 anni di esperienza in un campo, che è quello delle espansioni internazionali, ma ho un semplice diploma da perito chimico, eppure quando cambio lavoro e cambio azienda trovo che riesco a trovare molto più semplicemente io una allocazione in un'azienda piuttosto che magari un laureato fresco oppure una persona che in questo momento ha poca esperienza nel campo. Per cui ti si collega un po' alla frase di Briatore che citavi, cioè fare la parte pratica. È vero che magari molte volte non ti permette di raggiungere determinati, forse, dei livelli, perché magari ancora c'è quella mentalità, soprattutto italiana, che se non hai il pezzo di carta non vali tanto. Però è anche vero che metti sul tavolo delle carte più forti dal punto di vista dell'esperienza. Ah, guarda, aspetta, allora, innanzitutto sottolineiamo il fatto che non voglio assolutamente lanciare il messaggio del dire ragazzi non studiate. Io ho studiato, non, se tornerei indietro probabilmente lo rifarei. Come rifarei l'esperienza per esempio in FCA, che mi ha insegnato tantissimo. Lavorare in un ambiente strutturato ti insegna veramente tanto, che è quello poi che ti mancherà quando invece loro stanno cominciando a fare liberi professionisti, non avranno mai poi maturato esperienza su come si lavora in un team, quindi se lo dovranno costruire non è banale. Detto ciò, mi sono perso il punto che mi avevi chiesto. Parlavamo appunto del fatto che una persona che non ha studiato magari può essere più vendibile. Sì, trova il lavoro. Quindi detto ciò, quindi va bene studiate, però poi quando si affaccia poi nel mondo del lavoro, le cose ovviamente sono leggermente differenti. La scuola ovviamente non è che ti insegna il lavoro pratico, siamo noi poi che sempre ci dobbiamo mettere in gioco e dobbiamo cercare di imparare tutto quello che dobbiamo imparare e avere appunto la personalità giusta per affrontare il mondo del lavoro. Quindi poi ovviamente lì c'è un mondo, nel senso che se un laureato in ingegneria magari trova tranquillamente lavoro, un laureato ovviamente in lettere lo trova un po' più difficilmente, ma anche lì dipende molto poi dalla passione personale, perché anche un laureato in lettere, se ci sono quelli magari che passano una vita perché loro vogliono solo fare gli insegnanti, ora la tiro lì, vogliono solo fare una cosa, quindi non hanno l'elasticità mentale nel dire che mi invento qualche altra cosa, come invece ci sono dei canali YouTube sulla matematica. Quindi un laureato in matematica oggi, se vuole crearsi qualcosa di diverso, lo può fare. Quindi dipende sempre poi dalle aspettative, come se uno vuole lavorare nel suo paese. Se io avessi voluto lavorare solo a Barletta, avrei avuto un certo tipo di carriera professionale che poi si sarebbe fermata, dove ero arrivato già si sarebbe fermata. Avere la voglia e la possibilità poi di andare fuori o all'estero, o anche spostarsi in Italia, cioè non tutti fanno questa scelta. Dobbiamo capire che adesso stiamo in un mondo che è molto più flessibile e quindi comunque dobbiamo un attimino evolverci e adattarci alle regole del gioco, sostanzialmente. Che poi cambiano praticamente, non dico di giorno in giorno, ma quasi di ogni 5 anni c'è qualcosa che devi adattare a te stesso per potersi adattare poi al mondo che ti circonda. E invece, questo, scusami, sì. per chiudere e diciamo, collegarmi a quello che dicevamo prima, quello che loro, i ragazzi, adesso stanno imparando è appunto al adattarsi, al darsi da fare per cercare nuova strada, per cercare come fare a crescere con YouTube, a fare dei soldi e così via. Quindi loro, dopo, anche se YouTube chiudesse,
comunque hanno la mentalità, tra virgolette, imprenditoriale, che gli permetterà poi in un secondo momento di cercare di adattarsi, di trovare altre alternative. Ultimissima cosa, chiudo veramente. Vai tranquillo, è un'intervista attenzione a te, non a me, vai tranquillo, sei libero. Non buttiamoci tutti quanti a fare le cose solo perché ho visto il video di Zanetti che guadagna 10.000 euro al mese su YouTube e quindi tutti quanti ci buttiamo a fare YouTube. No, perché ovviamente devono essere delle cose coerenti con quello che vogliamo fare, con quello che sappiamo fare, altrimenti non ci riusciamo. Perché noi vediamo quelli che arrivano, quelli che hanno successo, ma non vediamo mai le milioni di persone che invece là non ci sono arrivate. Le milioni di persone che hanno aperto un canale YouTube e non ne hanno aperti magari 10 e non hanno mai sfondato, tutti quelli non li vediamo. Un libro che hai sicuramente letto anche tu, Il milionario della porta accanto. Ce l'ho in lista, ma ancora no. Sì. Il libro era Il cigno nero. Non so se l'hai letto. Sì. Nel cigno nero appunto diceva che ok, ci sono tanti studi come quello del milionario della porta accanto che dice ok, prendiamo 100 ricchi, vediamo cosa hanno in comune. Tu prendi, fai tutta la tua bella selezione di caratteristiche che hanno in comune, ma tu, nonostante abbia le stesse caratteristiche, non è detto che ci arrivi, perché loro 100 ci sono arrivati, ma tutti quelli che avevano quelle caratteristiche non ci sono arrivati, tu non li vedi, non li conosci, sì, non li ha mai intervistati nessuno quelli. E infatti è una problematica molto probabilmente del fatto come tu parli molto spesso nei tuoi video di cucirsi il portafoglio di investimenti addosso per la propria personalità, ma anche l'attività lavorativa va ricercata sotto questo punto di vista. Bisogna cucirsi addosso la propria personalità adattandola a quello che poi è l'attività lavorativa che si vorrebbe fare. Ad esempio, se uno vuole fare uno youtuber su un argomento che è poco trattato, che è molto in nicchia, che insomma mi viene in mente fisica quantistica, però è la sua passione e lo fa bene, sicuramente avrà molte più chance di successo rispetto a una persona che sa che i canali YouTube di cucina vanno alla grande, pagano di più e poi non sa neanche fare un nuovo Altecamino. Per cui bisogna anche trovare il giusto, l'altra metà della mela, che si unisca alle proprie passioni, oltre a quello che si vuole tentare di fare per raggiungere l'indipendenza finanziaria. Sì, io da bambino avrei voluto fare prima il pilota di aerei, però poi non ci vedo bene. Poi volevo fare il calciatore, ma non sono dotato. Quindi sicuramente per fare tutte le cose ci vogliono le skill, quindi diciamo devi essere portato a fare una determinata cosa, la puoi imparare, puoi migliorare, quindi di avere le abilità e poi di avere la determinazione per farlo. Balotelli ha le abilità, ma non c'ha il carattere, non c'ha la determinazione. Forse. Quindi per avere successo di avere entrambe. E invece questo tuo approccio al mondo dell'investimento, prima hai iniziato con l'investimento immobiliare, l'hai detto un paio di volte, poi sei passato a quello finanziario, se non ho capito male, subito dopo. Qual è stato la scintilla che ha fatto scattare questo interesse? Per gli investimenti, ma non te lo saprei dire, io da sempre ho avuto questa indole un po' intraprendente, o comunque volevo gestire anche quando nel mondo del lavoro, cioè volevo arrivare a fare il direttore dello stabilimento e così via. Mi ricordo che da bambino dicevano cosa vuoi fare da grande, a parte quando ho capito che non potevo fare il calciatore e tutto, cosa vuoi fare da grande? Voglio fare il capo della cementeria, perché a Barletta c'è la cementeria che è la fabbrica più grande della città, quindi un bambino che da grande vuole fare il capo della cementeria, diciamo tutto a posto non sta. E quindi non so perché ho sempre avuto questa indole, comunque un po' mi sono sempre interessato a queste cose, però sono sempre stato comunque molto prudente, come ti dicevo prima, non mi sono lanciato in avventure imprenditoriali rischiando capitali e così via, perché non ci riesco, non fa per me, non lo potrei fare. E quindi anche quando c'è stato il momento di fare il primo investimento con la casa, diciamo l'unico vantaggio che ho avuto rispetto ai miei coetanei, che tutti in quel momento, poi ovviamente abbiamo comprato casa più o meno tutti in quegli anni, allora tutti quanti hanno comprato casa per se stessi, diciamo voglio farmi la casa dei sogni o comunque la casa dove voglio andarci ad abitare, così di qua e di là, quindi hanno comprato case da 100.000, 150.000 euro con il mutuo e così via, praticamente indebitandosi. Ora sono tutti, diciamo, nel classico cerchio che praticamente hanno lo stipendio, da quello stipendio tolgono il mutuo
vivono con il resto. Io invece, non so, diciamo, per questa mia indole non ho fatto assolutamente questa scelta. Sono andato a comprare, loro sono andati tutti a comprare nella zona nuova residenziale, quella bella figa della città. Io invece sono andato nel centro storico a comprare una casa vecchia, diciamo del 1400, una casa torre, una con un piano sull'altro, diciamo, perché il centro storico è fatto così, quindi tutta da ristrutturare, diciamo anche poco comoda per quelli che sono i canoni di questi anni, però era una casa che mi dava la possibilità di essere divisa in due parti e così facendo in una parte potevo andarci ad abitare io, l'altra la potevo affittare e potevo pagarmi la rata del mutuo. E questo mi ha dato la svolta, perché non mi sono indebitato, mi sono indebitato col mutuo, ma non mi sono impoverito, perché il mutuo me lo pagava qualcun altro. Okay. E questo ha dato la possibilità poi di comprare quella casa, di poi di comprarne un'altra e così via, di un crescendo di circoli positivi che si sono andati a creare. Ok. Tra l'altro io domenica scorsa ho intervistato Massimo Cirignotta, che tra l'altro abbiamo salutato te in quella live, in quella video, adesso lo salutiamo lui in questo. Ciao Massimo. Ciao. Perché Massimo, il discorso era, allora io per esempio personalmente anche per affittare non comprerei mai casa, perché è un tipo di investimento che non mi sento di fare. Piuttosto, come diceva Massimo, mi orienterei più ai REITs, perché se becchi quello giusto che fa anche il capital gain, poi con i dividendi, che maggior parte dei casi vengono distribuiti in maniera mensilmente, possono anche essere trimestralmente, ma solitamente ogni mese, e puoi creare appunto una rendita, perché se hai un grosso capitale da investire, ogni anno il tuo dividendo alto, solitamente nei REITs fa il 4-5%, ce l'hai, e puoi reinvestire quel dividendo per fare altre cose. Tu, se avessi incontrato il mondo degli investimenti finanziari come hai fatto dopo, con le varie aziende, tu hai due portafogli, uno sui Toro e uno personale, avresti fatto la stessa scelta? Avresti comprato comunque l'immobile fisico o avresti optato per una seconda scelta, quella diciamo mia preferita, che è quella dei REITs? Oggi punto anch'io sull'ambito finanziario e quindi tutto quello che guadagno lo investo nell'ambito finanziario, ma se dovessi tornare indietro o se dovessi dare un consiglio ad una persona che parte in questo momento a pochi capitali, direi invece di cercare sempre, se è una cosa che concerne al proprio carattere, alla propria personalità, di fare l'investimento con l'immobile fisico. Per una semplice ragione, perché praticamente con l'immobile fisico più, cioè o meglio, nell'immobile fisico, se hai un contratto in Italia, un contratto a tempo indeterminato, hai la possibilità di accedere a un mutuo e questo ti dà la possibilità appunto di accedere alla leva finanziaria che il mutuo ti dà, che ti permette di avere enormi vantaggi rispetto ad investire il tuo capitale tipo in un REIT. Perché è molto semplice: se io ho 50.000 euro e li investo tutti nel REIT, prenderò il 5, il 10% di 50.000 euro, facciamo il 5% all'anno di 50.000 euro, che sono 250 euro l'anno, 2.500 euro l'anno. Se invece tu quei 50.000 euro e hai 50.000 euro e hai anche un contratto a tempo indeterminato, puoi andare in banca a prenderne altre 100 di mutuo, comprare un immobile da 150.000 euro e quindi far lavorare oltre ai tuoi 50.000 euro anche i 100.000 euro che hai preso dalla banca. Li prendi ovviamente ad un tasso di interesse dell'1%, 1,5% adesso. Li investi e li fai lavorare al 5%, 5 meno 1 fa 4, con la differenza del 4% te la stai guadagnando su soldi che non sono tuoi. Tu ci stai mettendo l'attività imprenditoriale, in questo caso, dell'acquisto casa, affitto e così via, che è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti, però per chi ha piccole somme, tipo 50.000 euro, riesci a far lavorare 150 al posto di far lavorare 50, e questo ti permette di crescere molto più velocemente. È quello che mi ha permesso appunto di, diciamo, crescere anche più. Per questo io all'inizio ho fatto questa scelta, consapevolmente o meno, però poi è stata una scelta che ha ripagato tantissimo, perché appunto mi ha fatto crescere molto, molto più velocemente rispetto ad un 5% normale di un REIT. Oggi faccio il contrario, semplicemente perché l'immobile poi lo devi comunque gestire, quindi ci deve essere qualcuno sul posto e così via. Ti lega molto l'immobile, non ti lascia nessuna flessibilità,
oggi ho più bisogno di flessibilità, che ormai il capitale l'ho creato, e quindi non ci penserei mai di andare a comprare un altro immobile fisico, a meno che non debba fare un progetto con un business plan in cui qualcun altro lo gestisca al posto mio e ci andasse a guadagnare. Altrimenti è molto più facile andare sul mercato e comprare appunto un REITs e investire su un REITs. Ok, invece al di là della tua attività finanziaria, per cui tu, come dicevo prima, hai due portafogli, hai investimenti, hai il tuo investimento immobiliare, hai già altre cose in me? Perché tu, io lo so, non stai un attimo fermo. Io so che tu hai fatto un video in lingua inglese di recente perché volevi raggiungere anche un pubblico più ampio. Hai fatto i podcast, hai TikTok, hai Facebook. Per cui prima o poi mi immagino che tu ti trasferirai con un razzo sulla Luna e farai i video dalla Luna. Hai progetti in mente futuri che si possono dire, magari che non sono degli spoiler? No, li possiamo dire tranquillamente, sì, come hai anticipato tu. Io sono partito con il canale YouTube anche un po' per gioco. Purtroppo, per come sono fatto, un po' di deformazione professionale non è più un gioco. ma perché è una cosa che ti appassiona, quindi comunque io poi ci penso, dico cosa potrei fare di qua e di là, e quindi comunque poi ovviamente ti ci impegni. E, sì, sono partito, come hai detto tu, ho lanciato i podcast, ho lanciato su TikTok, quindi siamo presenti su TikTok. Da 2 settimane tutti i giorni sto registrando un nuovo video che posto su LinkedIn, su Facebook e su Instagram, per dare dei contenuti originali a chi mi segue su quelle piattaforme. Quindi chi segue su YouTube ha sempre un video al giorno, però chi viene anche sulle altre piattaforme c'ha anche un video aggiuntivo dove commento praticamente le notizie, o le notizie del giorno, diciamo le notizie un po' più rilevanti, i fatti un po' della l'ultima ora, non lo so. Quindi sto facendo appunto un video al giorno per dare un prodotto comunque anche migliore a chi segue sulle altre piattaforme. Poi mi sa che io me li scordo, tu ne sai più di me. Ah sì, il fatto del canale in lingua inglese, quello è un esperimento. Adesso sto pensando appunto di creare questo canale anche in lingua inglese. Non è facile, perché il mio inglese, nonostante io abbia lavorato lì a Londra, non è vicino Birmingham, non è così fluente. E comunque sì, ho fatto. Ah, tra l'altro, com'era il video? Si capiva? Sì, si capiva, però secondo me molto probabilmente avresti dovuto preparare un po' di più il discorso prima, perché si vedeva che stavi in italiano, anche tu tendi a improvvisare, però l'italiano è la tua lingua madre, per cui magari. Forse non so se tu hai abitudine di segnarti i punti salienti per prima di partire per un video. No, non l'avevo fatto, onestamente. Magari quello ti può aiutare, perché prendi il punto, lo vai ad esporre e lo sviluppi. Quello forse è l'unico consiglio. Però si capiva, sì, tranquillamente. Anche perché tu avevi fatto già un video intervista in lingua inglese. Sì. Ho fatto anche sul canale italiano, ho fatto un'intervista in inglese. Però lì l'ho fatto, diciamo, questo in inglese, perché ovviamente avendo il portafoglio su eToro, e eToro è una piattaforma ovviamente internazionale, ovviamente proponendo solo contenuti in italiano è un po' limitante. Quindi comunque ho pensato, se riesco adesso a fare qualche contenuto anche in inglese, quindi riproporre un po' quelli che sono già quelli che faccio in italiano, riproporli anche in lingua inglese, magari si potrebbe ottimizzare lo stesso lavoro, però farlo rendere, diciamo, due volte. Questa deformazione professionale da ingegnere su efficienza e ottimizzazione. E poi tra l'altro il bacino di lingua inglese è molto più ampio, perché è prima lingua di a più di 1 miliardo di persone, ma comunque è seconda lingua di un altro paio di miliardi, per cui sì, tutti parlano inglese, quindi no. Poi quello che invece voglio cercare di fare assolutamente, diciamo, il canale è nato con l'idea di democratizzare l'investimento. Cosa vuol dire? Che mi sono trovato anch'io davanti al fatto che se vuoi imparare devi comprare questi corsi a 1.000-2.000 euro a corso, senza fare nomi, ma cioè, tutti ci vogliono vendere i corsi per... E io mi sono sempre chiesto, ma questa cosa non è possibile, cioè
proprio chi, tutti abbiamo bisogno di imparare a gestire i nostri soldi e non è giusto che dobbiamo spendere 1.000-2.000 euro per imparare a fare queste cose qua. Quindi è nato proprio per cercare di rendere gratuita tutta questa formazione ed è stato uno dei motivi principali per i quali adesso non ci sono più solo io sul canale, per andare a raccogliere proprio diverse professionalità e portare quanta più informazione possibile sul canale, su diverse tematiche e diversi aspetti, per fare in modo che tutto sia gratis, tutta questa formazione sia gratis. Quindi adesso voglio anche a livello di servizi e di prodotti, cioè nel senso, chi ha bisogno, chi si vuole formare gratuitamente può farlo sul canale, si forma gratuitamente. Chi invece magari non ha voglia di stare lì a studiare, a formarsi, dice no, io ho bisogno di avere il consulente. Fare la selezione, quindi ho già cominciato a collaborare con Davide che fa il consulente, ci sarà un'altra, spero parta a settembre, un'altra collaborazione con un'altra società che ho selezionato e per me sono i migliori nell'ambito della consulenza. Sono tutti prodotti che magari io uso per primo, ci metto i miei soldi e quindi poi posso tranquillamente proporre. E ci sarà probabilmente anche un'altra collaborazione con un altro ragazzo che spero pure parta a settembre, per quanto riguarda l'analisi fondamentale, quindi fare un corso di analisi fondamentale sul canale, perché adesso c'è già una playlist, però su una playlist con tipo 10 video, quindi comunque fare invece una bella playlist molto ampia. Avevamo attivato pure quella per quanto riguarda l'analisi tecnica. Diciamo, sto cercando appunto di portare sempre più contenuti di qualità e di formazione per democratizzare la conoscenza, fare in modo che tutto sia gratis sostanzialmente. Ok. E invece quanto pensi che ti abbia aiutato la tua mentalità, il tuo studio da ingegnere in questo mondo? Perché fondamentalmente, se ci pensi, sono due mondi completamente diversi di per sé. Uno è molto più teorico e poi la teoria viene applicata un po' alla parte meccanica, perché tu, se ho capito bene, ingegnere meccanico, giusto? Sì. Mentre nell'ambito economico si guardano delle variabili che sono magari molto più macro in molte situazioni, come un paese va, dipende anche dalla valuta, dipende dall'inflazione, tanti parametri che sono molto più macroeconomici. Ma pensi che questo tuo percorso di studio un po' ti abbia aiutato, come forma mentis almeno, a capire meglio alcuni concetti? Assolutamente sì. Io lo vedo come un grande vantaggio rispetto a chi ha studiato economia, addirittura, perché quello che, di cui noi ci lamentiamo sempre, che la scuola non ci dà le basi pratiche, in realtà io sono dell'idea che la scuola non ti deve dare le basi pratiche, perché poi fuori dalla scuola i lavori sono miliardi, sono tutti diversi tra loro, anche tipo fare l'ingegnere meccanico, quando esci c'hai 10.000 lavori diversi, ma diciamo probabilmente sto arrotondando per difetto, che puoi fare e sono tutti diversi tra loro, e se vai in progettazione è diverso se vai in produzione. Io ero in produzione, quindi ho applicato praticamente zero di tutta la teoria che avevo imparato all'università, ma l'università non ti deve insegnare non ti deve insegnare un lavoro, quello lo impari lavorando. L'università o in generale, diciamo, ti deve insegnare come affrontare un problema, il metodo di lavoro o la metodologia per affrontare un problema, quindi la capacità di analisi di una situazione, quello ti deve insegnare, o che può essere un'analisi, anche chi ha fatto filosofia ha la capacità di analisi sotto appunto il punto di vista filosofico. Per questo che anche chi ha fatto filosofia, chi ha fatto lettere, li troviamo poi nelle grandi compagnie di investimenti, proprio per questo motivo, perché il mio professore di meccanica diceva: noi non vi formiamo, noi vi deformiamo a essere ingegneri. E purtroppo la stessa cosa succede magari a chi studia economia, sono deformati da economisti, quindi vedono il mondo con gli occhi degli economisti e con i filtri degli economisti. Io lo vedo con i filtri dell'ingegnere. Sono due filtri diversi, sono tutte e due ad un certo modo limitanti, perché sempre di filtri si tratta, però mi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, che non è quello di uno che ha studiato economia. Uno che avrà studiato lettere vedrà le cose ancora da un altro punto di vista. Quindi non ci dobbiamo limitare, cioè dobbiamo prendere il nostro punto di vista e cercare di trarre il meglio, farlo diventare appunto la nostra forza, perché è l'unicum
che abbiamo, è il nostro vantaggio competitivo, il nostro punto di vista. Quindi non deve essere una debolezza, ma deve essere una forza. Io tra l'altro una volta ho sentito che addirittura per alcuni, quando si creavano alcuni processi, dei flussi di processo o magari anche dei software, addirittura si assumevano degli architetti perché la loro mentalità di vedere alcune cose a blocchi aiutava a proprio a realizzare i processi che con loro, con la loro formazione, con la loro mestiere non c'entravano niente. Per cui è un po' come dicono in inglesi, think out of the box. Loro avevano una modalità di pensiero diversa da chi in quell'ambito ci va a lavora e riuscivano a trarne magari delle cose che chi era esperto in quel settore non riusciva a trarne. Assolutamente sì, quindi diciamo non dobbiamo limitarci e dire ah, io ho fatto questo quindi non potrò mai fare X o Y. In realtà no, perché abbiamo infinite possibilità, ci possiamo reinventare come vogliamo. E invece cosa pensi che ti abbia portato a riuscire in quello che hai fatto fino ad ora? Ovviamente hai altri, siccome sei molto più giovane di me, hai altri anni davanti a te, però fino adesso sei riuscito a diventare un imprenditore immobiliare perché hai le tue proprietà in affitto, un imprenditore in ambito finanziario perché riesci a investire i tuoi capitali in maniera sensata, hai una gestione di una specie di prodotto, di un marchio, di un brand su YouTube che stai cercando di ampliare su altre piattaforme. Per cui cosa pensi che ti abbia dato il vantaggio che ti ha portato fino a qui? La pigrizia? Come la pigrizia? Fai 600.000 cose al secondo, quale pigrizia? Avessi io il tuo modo di essere veloce e movimentato. Io sono pigro, non tu. Perché fondamentalmente tutti noi abbiamo un qualcosa che ci smuove e che ci fa fare le cose. Quando mi hai chiesto perché hai comprato la casa, come ti sei approcciato... Perché, diciamo, il mio pensiero è sempre stato quello che io non voglio lavorare. Cioè, non voglio fare niente. E quindi passo tutto il tempo a cercare di pensare a come non lavorare. Ed è per questo che poi faccio 10.000 cose, perché tutte le cose poi mi portano a non lavorare. Poi qua si crea un circolo di vizioso, perché dice, ah, Domenico, ma tu sei sempre al lavoro. Però in realtà... cosa è successo? Che effettivamente oggi sono arrivato, appunto, come dicevi tu, nella possibilità di non essere più costretto a lavorare, quindi effettivamente ho raggiunto un certo gradino e adesso continuo a fare anche tutta una serie di determinate di cose. Perché? Perché sostanzialmente mi sono reso conto, proprio ti faccio l'esempio proprio banale di YouTube, che se io avessi portato avanti il progetto da solo... E questo magari si lega anche alla domanda che mi hai fatto prima, diciamo, della diversa mentalità e del diverso approccio. Mi sono reso conto che se l'avessi portato avanti da solo, sarei stato sempre costretto a stare davanti allo schermo. Perché se io non ci fossi stato più, il canale muore con me. Se mi fosse successo qualcosa, se mi succederà qualcosa in futuro, lo stesso. Io non ci sono più, il canale muore con me. E soprattutto sono sempre obbligato a lavorare, in effetti, per portare avanti il canale. E questa è una cosa che per me non ha proprio modo di esistere, non va bene per quella che è la mia mentalità. E quindi, diciamo, io ora sto facendo tutto, diciamo, la ragione che c'è sotto, la causa radice, si dice nel mondo lavorativo, nel fare tutte queste cose per cercare il prima possibile di ampliare il business, per poter delegare e quindi per creare anche qui quel ciclo positivo in cui praticamente hai la possibilità di hai degli introiti che ti permettono di pagare poi tutto il lavoro che devi delegare, però poi facendoti rimanere una parte per te che hai costruito e gestito tutto. Quindi questa voglia di non lavorare in realtà mi sta facendo portare, cioè, è alla base del impostare il canale anche non solo con me dentro, ma anche con altre persone. E questa è la grande differenza con gli altri. Quindi stai praticamente cercando di creare la tua, tra virgolette, azienda, delegando di volta in volta dei piccoli step, in modo che tu alla fine sia solo un supervisore di quello che poi accade all'interno di questo grande contenitore dei tuoi servizi e prodotti, praticamente. Assolutamente sì, ma questo a vantaggio di tutti e non solo a vantaggio mio, perché io lavorerò meno. Ovviamente, ma poi a vantaggio anche delle persone, perché così non hanno più solamente Domenico che gli porta la sua conoscenza,
ma hanno 5-6 persone, c'hanno Davide che è il consulente che sta facendo dei video incredibili. Sì, li vedo tutti. Cose perché... che io, diciamo, avrei dovuto studiare anni per imparare, sta facendo delle cose incredibili. C'è Daniele in questo momento che pure sta facendo tutta una serie di cose sul business che pure là. Cioè non è che noi possiamo sapere e conoscere tutto. E quindi collaborare tra più persone sicuramente è una strada per me assolutamente vincente. Poi sarà negativa perché magari YouTube vuole che ci sia una persona, vuole, le persone magari vogliono vedere solo una faccia, identificarsi in quella faccia e così via. Ok, quello sicuramente sarò molto penalizzato da quel punto di vista. Però dall'altra faccia della medaglia è che io riesco a portare tanti, tanti, tanti contenuti, tante informazioni che da solo non sarei mai riuscito a portare. Che tra l'altro, se non sbaglio, era Steve Jobs, correggimi se sbaglio, che diceva: io non assumo persone per dirgli cosa fare, le assumo per dirmi cosa devo fare. Altro, grazie di aver detto questa frase, non ci eravamo messi d'accordo. Ti faccio un esempio. No, io non mi ricordavo chi l'avesse detta, mi sembrava che fosse lui. Cioè, io l'ho sempre fatto, da quando ho cominciato a lavorare, ho sempre fatto così. Cioè, tipo, le persone, io mi ricordo, era fantastico, è stato, diciamo, l'esempio più emblematico. Una delle mie primissime esperienze di lavoro dopo la laurea è stata in Decathlon. Okay. Facevo il responsabile di reparto. Arriva una ragazza nuova il primo giorno di lavoro, era stata presa per un contratto, tipo uno stage probabilmente di 3 mesi, qualcosa del genere. Uh-huh. Il primo giorno di lavoro gli ho detto: ok, tu da oggi sei responsabile di questa cosa qua. Gli ho dato un settore praticamente del negozio e dal primo giorno gli ho detto: tu sei responsabile di questo. È un approccio che nessuno ha, no, cioè pochi hanno. Ma io ho notato in tutta la mia carriera lavorativa poi che invece responsabilizzare le persone fa tirare fuori il meglio. Quella ragazza nello specifico, da un lato era impaurita, però dall'altro ha detto: cavolo, ora ha bisogno, diciamo, si aspettano qualcosa da me. O comunque si sentiva responsabile del suo lavoro e i risultati che otteneva erano tutti frutto del suo lavoro. Oggi, dopo l'esperienza di Decathlon, che poi è stata ovviamente confermata e cresciuta di qua di là, e gestisce uno o due negozi per un'altra catena, poi è andata a lavorare da un'altra parte. Ho cominciato con... collaboro con delle persone appunto sul canale, ma sia quando ho cominciato con Davide, sia con Davide, mi ricordo, mi diceva: ah, Domenico, ma io voglio che tu mi controlli i video prima che vanno, perché tu sei il capo. Non funziona proprio così. Questa è proprio la mentalità da dipendente normalmente che uno, sì, che uno ha. Perché ho detto: guarda Davide, tu gestisci 1 milione di euro con tutte, diciamo, le persone che lui, diciamo, fa da consulente finanziario. Sì. Cioè hai la capacità di gestire 1 milione di euro e ora io devo venire a controllare il video che fai tu. Cioè non esiste proprio, diciamo, sei una persona, sei intelligente, hai la responsabilità di fare quel video, mi aspetto che tu faccia quel video fatto in una maniera professionale, diciamo, fatto come si deve. Io non devo fare niente. Dal secondo giorno che lui ha cominciato io non ho dovuto controllare niente. Perché il prodotto è già uscito bene, perché la persona si sentiva responsabilizzata. E la stessa cosa sto facendo per adesso. Tutti i giorni esce un meme su Instagram e su Facebook. L'ho visti, le cose divertenti. Sono molto simpatiche. Se le fa qualcuno o li prepari tu? No, li fa qualcuno e io non ci voglio assolutamente entrare. E ogni volta che mi chiedono delle cose, io, anche se non sono d'accordo, dico che va bene. Perché se io dovessi cominciare a dire agli altri quello che devono fare, praticamente si appiattirebbe tutto quanto a quella che è la mia visione delle cose, a quella che è la mia mentalità. E non ci sarebbe mai innovazione, non cambierebbe mai niente. Perché tutte le cose nuove che a me non vanno, che io non avrei mai fatto, si continuerebbero a non fare. Sì. Perché io bloccherei tutte le idee delle altre persone. Perché poi entreresti nella esperienza di qualcun altro cercando di mettere bocca in qualcosa che gli altri sanno fare e tu invece non conosci, diciamo, più che altro. Sì, ma poi anche perché io ho bisogno, diciamo, proprio perché c'è un'altra persona, io ho bisogno della creatività e delle idee di quella persona. Okay. Io non ho bisogno di una persona che
si metta su Photoshop e faccia il meme. Quello lo puoi fare a un indiano a un euro al giorno. Sì. Vai su Fiverr, vai su dove vuoi, chiami un indiano, uno... E queste cose le deleghi, diciamo, le parti pratiche le potresti delegare come vuoi. Sì. Diciamo, io vedo molto i collaboratori, quando uno cerca un collaboratore, se lo fa solo per delegare del lavoro materiale sta sbagliando, non lo fate, cioè è inutile, lo potresti fare con chiunque pagandolo zero. Sì. Cioè non è quello l'importante. Quando tu collabori con una persona devi riuscire, appunto, diciamo, il valore aggiunto dell'altra persona sono le sue idee, quello che può portare con la sua creatività, che sono ovviamente completamente diverse dalle tue. Sì. Scusami se, se mi sto porti un attimino... praticamente, gli fai portare la loro personalità nel tuo progetto, in pratica. Sì, perché altrimenti se dicessi io fai così, 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 diventerebbero dei robottini, degli automi, sarebbero sempre dipendenti da me e non innoveremmo mai il canale perché faremmo sempre solo le cose che voglio fare io. Okay. E sarebbe un appiattimento incredibile. Ok, vabbè, chiarissimo, sono d'accordo tra l'altro. Prima di chiudere, un'ultima domanda ti volevo chiedere: se una persona volesse fare il percorso che hai fatto tu, per cui magari diventare imprenditore di se stesso, diventare indipendentemente indipendente dal proprio lavoro, per cui da un lavoro dipendente, finanziariamente consapevole, diciamo, dei suoi investimenti, quali doti dovrebbe avere? Cosa dovrebbe avere dentro di sé per riuscirci? La fortuna. Ma tu non sei fortunato perché tu ti sei impegnato. Allora, il discorso che facevamo prima, ci vogliono tutta una serie di caratteristiche. Quando fai il milionario della porta accanto, sì, se vi sentite o leggete il libro, dice che i milionari hanno tutte queste caratteristiche. Una volta che ce li hai non basta, perché poi appunto devi trovare anche nel posto giusto, al momento giusto. Quindi devi semplicemente, per me, avere la voglia di reinventarti, la voglia di adattarti, capire che le regole del gioco sono queste e tu devi trovare una soluzione con questo contesto. Okay. Cioè non puoi ogni volta lamentarti che il contesto non va bene, che ci sono troppe tasse in Italia, che poi non è vero, che le leggi non vanno bene, che... ma quello è partito prima di me, non riuscirò mai perché c'è già tutta questa concorrenza. Se noi ci concentriamo in tutto quello che non va bene, perdiamo solo tempo. Invece noi dovremmo fare il passo successivo, ovvero, preso atto che la situazione è questa, le regole del gioco sono queste, devi passare notte e giorno a pensare, ok, con queste regole del gioco, come posso fare io a farcela? Okay. Cosa mi serve? Cosa mi manca? Cosa devo fare? E con questa mentalità si riesce poi ad affrontare tutte le situazioni che saranno milioni diverse tutti i giorni. Quindi un po' un mix, se ho capito bene, fra spirito di adattamento, per cui adattarsi alla situazione, e anche spirito di far adattare tutto quello che c'è intorno a quello che siamo noi stessi, un po' un qualcosa che viaggi nel mezzo. Sì, anche un po' di proattività, cioè nel senso di crearsi il proprio destino, quindi inventarsi qualcosa che non c'è e cercare proprio di costruirsi quello che ci vogliamo costruire. Poi può essere in tutti gli ambiti, non è che dobbiamo diventare tutti imprenditori o dobbiamo fare tutti chissà che cosa, ma può essere anche nella vita di tutti i giorni. Okay. Quante volte ci approcciamo ai problemi passando, diciamo, 2 giorni a dire ma c'ho questo problema di qua, di là, a pensare qual è il problema, invece di pensare qual è la soluzione. Giusto. Quindi focalizzatevi sul pensare qual è la soluzione a quel problema e miglioreranno tante tante cose. Pensiero positivo contro quello negativo. Sì, abbastanza. Perfetto. Allora, grazie mille, ti ringrazio tantissimo di essere stato ospite con me. Noi ci vediamo, ci sentiamo spesso, però avevo piacere di intervistarti perché non l'avevo mai fatto e dovevo essere uno di quelli che ti intervistava. Per cui, ovviamente, quei pochi persone che sulle dita della mano non conoscono Domenico, andate a iscrivervi al suo canale, Vivere di Dividendi, e oltretutto tutte le playlist che ha realizzato sono interessantissime, come diceva lui ce ne sono di diverso tipo, c'è quella sull'investimento, quella sull'analisi tecnica e altre arriveranno con nuove collaborazioni da settembre. Grazie di avermi seguito e di averci seguito fino adesso, saluto Domenico. Grazie Pasquale, spero che sia stata una cosa utile per tutti quanti. Ovviamente lo sarà stato, perché
se il tuo canale sta crescendo così velocemente, non dici cavolate, ma dici cose che sono interessantissime. Primo, fra tutti me, che sono un tuo iscritto. Bene, grazie mille di essere stati qui con noi e arrivederci al prossimo video. Ciao! Ah, ciao ciao.